e benvenuto. Una favola al giorno è il canale dove ascoltare favole e storie per tutte le età. Se ti piace questo canale, iscriviti e lascia un mi piace. Grazie. La storia di Ivan e della figlia del sole. C'era una volta quattro fratelli. Tre di loro rimasero a casa, mentre il quarto partì in cerca di un lavoro. Il fratello più giovane, dopo molto peregrinare, giunse in una landa piuttosto strana, dove venne assunto da un contadino in cambio di 3 monete d'oro ogni anno. Per 3 lunghi anni servì il suo padrone fedelmente, in modo che, al termine del suo periodo lavorativo, poté abbandonare quella strana landa con 9 monete d'oro in tasca. La prima cosa che fece, una volta terminato il suo impiego presso il contadino, fu quella di dirigersi verso una sorgente e di gettare nelle fresche acque 3 delle 9 monete d'oro che aveva racimolato con il suo duro lavoro nei campi. Ora vedrò cosa succede, si disse. Se sono stato onesto, le 3 monete d'oro torneranno da me nuotando, altrimenti le avrò perdute per sempre. Mentre attendeva, si sdraiò a fianco della sorgente e in breve tempo cadde addormentato. Quanto abbia dormito, nessuno lo sa. Ma non appena si svegliò, si diresse velocemente alla fonte in cerca delle monete che aveva lanciato. Grossa fu la sua delusione nel vedere che in prossimità della fonte non c'era nessuna moneta. Preso dallo sconforto, lanciò altre 3 monete all'interno della sorgente e tornò a coricarsi poco distante. Quando si svegliò, guardò nuovamente in direzione della fonte, ma anche questa volta non c'era alcuna traccia delle monete che aveva gettato poc'anzi. Con fare malinconico, lanciò anche le ultime 3 monete rimaste e tornò a dormire per ingannare l'attesa. Per la terza volta si svegliò, guardò verso la fonte e vide che questa volta 9 monete d'oro galleggiavano nelle fresche acque della sorgente. Ora che finalmente aveva il cuore leggero, raccolse le sue monete, le asciugò, le rimise in tasca e si mise in cammino. Mentre si trovava in viaggio, incontrò 3 individui che trasportavano un carretto carico. Chiese loro quale fosse il contenuto del carro e i 3 risposero che si trattava di incenso. Dopo una breve trattativa, decise di acquistare l'incenso e diede ai viandanti 3 delle sue 9 monete d'oro. Una volta concluso l'affare, accese un fuoco, bruciò l'incenso e lo offrì a Dio come dono sacrificale, recitando una preghiera mentre il falò aromatico divampava. Non appena ebbe terminato di recitare l'orazione, un angelo si manifestò davanti a lui e gli disse: «Che meraviglioso profumo emana il tuo incenso sacrificale! Cosa desideri in cambio della tua offerta? Vuoi forse un regno o immense ricchezze? Oppure desideri conquistare il cuore di una fanciulla pura? Parla, poiché Dio ti darà tutto ciò che desideri». Quando l'uomo ebbe ascoltato l'angelo, rispose: «Aspetta un momento. Vedi quelle persone che stanno arando laggiù? Andrò da loro a chiedere». Gli uomini che stavano arando erano i suoi stessi fratelli.
Ma l'uomo non lo sapeva, dal momento che erano passati anni dall'ultima volta che li aveva visti. Senza indugi andò da loro e disse a suo fratello maggiore: «Chiedo scusa, cosa dovrei chiedere a Dio? Un regno tutto per me? Infinite ricchezze? O il cuore puro di una fanciulla da sposare? Dimmi, quale secondo te è la cosa più importante che un uomo possa desiderare?» L'uomo, ricurvo sul terreno, gli rispose: «Non lo so, come potrei saperlo? Prova a chiedere a qualcun altro». Così andò dal suo secondo fratello, che stava arando poco distante, e gli fece la stessa domanda. Ma anche questa volta la sua richiesta venne accolta con indifferenza. Si recò allora dal terzo fratello, il più giovane, e lo interpellò chiedendogli: «Dimmi, qual è il dono più di valore che Dio possa offrire? Un regno, delle ricchezze o una fanciulla da sposare?» Il terzo fratello rispose: «Che domande! Tu sei troppo giovane per regnare e le ricchezze materiali durano gran poco. Chiedi a Dio una buona moglie e sarai contento per il resto dei tuoi giorni». Così tornò dall'angelo e gli disse che aveva deciso di optare per una sposa fedele. Formulata la richiesta, Ivan si rimise in cammino, fino a quando non incontrò un bosco all'interno del quale riuscì a scorgere la presenza di un piccolo lago abilmente celato dal fitto della vegetazione. Mentre stava osservando lo specchio d'acqua, tre piccole colombe selvatiche volarono fino a lambire la superficie del lago. I tre volatili si liberarono del loro piumaggio, gettandone il piume nel lago, e l'uomo poté vedere che le creature non erano delle semplici colombe, ma fatine. Mentre le tre fate stavano facendo il bagno, il giovane rubò ad una di loro i vestiti e li nascose dietro a un cespuglio. Quando le fate uscirono dal lago, la vittima del furto si accorse immediatamente che i suoi abiti erano scomparsi. Con fare spregiudicato, il giovane si avvicinò alla fata e le disse: «Io so dove sono i tuoi vestiti, ma non te li darò a meno che tu non accetti di diventare mia moglie». «Va bene», disse lei, «sarò tua moglie se lo desideri». Senza aggiungere altro, la fata si rivestì, si unì al suo sposo e i due si misero in cammino insieme verso il villaggio più vicino. Quando furono arrivati, la fata disse al giovane: «Ora vai a cercare il padrone di queste terre e chiedigli che ti faccia dono di un piccolo terreno dove potremo costruire la nostra abitazione». Il giovane entrò nel castello dove viveva il nobile proprietario di quella landa e si presentò dicendo: «Gloria a Dio! Nei secoli dei secoli», gli fece eco il nobile uomo, «cosa cerchi qui?» «Signore», rispose Ivan, «sono venuta a chiederti un posto in cui io possa costruire una piccola dimora». «Un posto per una casa?» «Molto bene», rispose il nobile, «parlerò con il mio supervisore e ti farò avere quello che cerchi». Quando il giovane uscì dal castello e fece ritorno da sua moglie, la fata gli disse: «Hai parlato con il padrone di queste terre? Molto bene, ora recati nel bosco e taglia una quercia, una giovane quercia che tu possa trasportare con le tue braccia». Quando tornò dal bosco con la quercia,
impiegò il legno per costruire una casetta proprio dove il supervisore gli aveva indicato. Tuttavia, mentre il supervisore faceva ritorno al castello, non riusciva a smettere di lodare le virtù della moglie di Ivan e disse al nobile: «Signore, quella donna è talmente bella che pare incantata». «Per quanto possa essere bella», rispose il nobile, «ricordati che stai parlando della donna di un altro uomo». «Non lo sarà a lungo», replicò il supervisore. «Ivan è già nelle nostre mani. Mandiamola a scoprire perché il sole è tanto rosso al tramonto e ci libereremo presto di lui». «È come mandarla in un posto dal quale non può fare ritorno», esclamò il nobile. «Esattamente», sorrise il supervisore e fece chiamare Ivan per conferirgli il gravoso incarico che lo avrebbe allontanato per sempre da quelle lande. Quando Ivan tornò a casa, riferì alla moglie qual era il compito che gli era stato assegnato e scoppiò a piangere amaramente. La fata, tuttavia, lo tranquillizzò. «Ti posso indicare io la ragione del mistero, poiché io sono la figlia del sole. Fai ciò che ti dico e nulla di male ti accadrà». Rientra nel castello del nobile e digli che il sole al tramonto è rosso, perché mentre scende verso il mare ogni sera incontra tre fatine vestite di cremisi che gli si parano davanti per augurargli un sereno riposo. Ivan fece ritorno a palazzo e spiegò al nobile la ragione dello strano fenomeno visibile al tramonto. «Molto bene», disse il supervisore, «sei stato in grado di arrivare così lontano, potrai andare allora ancora più lontano». Così gli dissero di recarsi all'inferno per scoprire come si sta da quelle parti e quale fosse la sorte dei dannati. «Conosco molto bene la strada che porta all'inferno», disse la moglie, una volta appreso il nuovo compito che era stato assegnato al marito. «Ma tu dovrai dire al supervisore di venire con te, altrimenti non crederà mai a quello che potresti raccontargli». Una volta inoltrata la richiesta, il nobile ordinò al supervisore di accompagnare Ivan all'inferno. Così si misero in viaggio insieme. Quando furono giunti a destinazione, colui che regna all'inferno pose la sua mano sulla testa del supervisore ed esclamò: «Oh, sei proprio tu, dannato! Non sai da quanto tempo ti sto cercando». Quando Ivan fece ritorno al castello senza il supervisore, il nobile lo interrogò sulla sorte del suo fedele assistente. «L'ho lasciato all'inferno», rispose Ivan, «e lì mi hanno detto che aspettano con ansia anche te, signore». Il nobile, udite quelle tremende parole, si impiccò all'istante, mentre Ivan e sua moglie vissero una lunga e felice esistenza.